Marco Bersani, una necessaria giornata di lotta per Roma oggi. Beh, oggi è una giornata molto importante perché diciamo che un'altra città prova a tornare in campo e lo fa con un percorso inclusivo, mettendo insieme tutte le lotte che in questi anni a Roma si sono prodotte, soprattutto per dire due cose: che non ci va bene la gabbia in cui è costretta questa città, fatta di un debito che viene considerato indiscutibile e che quindi obbliga le scelte politiche economiche da qui al 48 a base di privatizzazioni, svendita del patrimonio pubblico, riduzione dei salari, svendita del territorio, e dall'altra non ci va bene questo modello di città commissariale dove la dialettica sociale viene sussunta dentro il concetto di una legalità formale che comporta il pericolo di sgombero per tutti gli spazi autogestiti, per chiunque produce cultura e socialità fuori mercato. Di fatto in questa città nella legalità si può svendere il territorio e svendere i beni comuni, poi quando invece i cittadini se ne riappropriano questo viene chiamato illegale e viene sanzionato. Beh, per prenderci Roma soprattutto per strapparla a quelli che la vogliono rendere un deserto. Deserto dal punto di vista sia degli spazi sociali e culturali, sia dal punto di vista dei servizi sociali. Il DUP, cioè il documento unico programmazione del commissario prefetto Tronca, è una sentenza di morte per questa città, dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dei servizi che verranno privatizzati e dal punto di vista di tutte quelle realtà associative, vuoi centri sociali, vuoi associazioni sportive, e che hanno reso questa città viva, e questi la vogliono chiudere. Insomma, fa proprio il deserto a Roma e chiamarlo Roma Capitale, va bene.